Prime immagini colombiane. Beh, prima cosa che proprio balza all'occhio, il clima. Ah, clima fantastico. C'è un bel fresco, senza problemi, non si suda, anzi quasi la felpina serve. Città un po' caotica, ma comunque sia. È la capitale, d'altronde, della grande Colombia. Oh, i primi passi di Struscio a Bogotà. La Manu è già in modalità turista. Questa è Piazza Bolívar, centro di Bogotà. Maldita primavera. Che porca sera. Sì, secondo me questo è il tour. Il vero battesimo del fuoco a Bogotà non poteva non essere che con la nostra bevanda preferita di questa vacanza. Testiamo il mojito nella formula classica e nel mojito central, che ha la pigna, quindi l'ananas al posto della scorza di agrumi. Vediamo com'è. È alcolico. Buono, secondo me picchia di brutto. È alcolicissimo, ragazzi. Wow, però è buono. Va bene, ora aspettiamo il resto. Pacifico per te. Con me, carino. Perfetto, nel frattempo è arrivato, bello, bello. Grazie. Muchas gracias. Disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
nacional e internacional en los restaurantes Casa San Isidro, Casa Santa Clara y degustar las mejores cosas santafereñas de la ciudad. Es grande Bogotá, es grande. Este es el pedazo. Ah, llega. Falta todo el norte de Bogotá. Ascoltare bene anche questa musica, perché ho bevuto questo, eh? In questo caso la scritta Coca non è legata a Coca-Cola. E anche Bogotà va in archivio, è una capitale e quindi è una grande città con un enorme caos, ma una storia pazzesca, una grandissima energia. Forse ci siamo stati troppo poco, ma d'altronde questo è il viaggio e quindi si va oltre.